deve tirare per la costruzione. Ma... per me è meglio di perdere tempo adesso. Sì, per me è una questione di perdere tempo. Doveva essere un ritorno in aula sereno per i familiari delle vittime di Rigopiano ed invece la costituzione di parte civile da parte dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, ha inevitabilmente scatenato un grandissimo malumore per questa scelta da parte di chi 3 anni fa ha deciso di restare in silenzio. ANMIL dichiara di costituirsi parte civile per apportare e per soprattutto creare un collegamento tra i vari processi che si occupano di morti bianche. ANMIL è una onlus senza scopi di lucro, quindi tutto quello che sono gli apporti anche economici vengono redistribuiti nell'attività formativa e attività di anche patronato che svolge a favore dei propri assistiti. Il nostro auspicio è che se dovessero arrivare dei fondi da questa richiesta possano servire o dare ristoro a qualche famiglia o qualche vittima di qualche incidente successo o strage sul lavoro. Intanto anche i legali del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli hanno scelto la via del rito abbreviato. Così ora salgono a 27, compresa la società Gran Sasso Resort S.P.A., gli imputati ad aver scelto questa pista. Il 1° ottobre si torna in aula, il GUP nominerà i suoi periti e stralcerà chi opterà per il rito ordinario. Il giudice nominerà un pool, un team di periti che lo aiuteranno a risolvere delle questioni un pochino controverse. Innanzitutto l'origine della valanga, il punto d'innesco della valanga, l'eventuale rapporto o meno di causalità tra sisma e valanga e poi il giudice il rischio valanga, quando poteva essere previsto, comunque gestibile, ed infine il giudice ha anche previsto un ulteriore quesito che riguarda i mezzi tecnici a disposizione della provincia di Pescara, e cioè se questi mezzi tecnici potevano, utilizzati tutti in quella zona, potevano tenere pulita la strada.